In collaborazione con Farmacia Picciola, sempre più vicino a te. Farmacia Picciola dal 1799. Amiamo il nostro lavoro e lo svolgiamo con professionalità e serietà. Personalizziamo terapie e trattamenti nel nostro laboratorio. Se vi svegliate stanchi, siete insonni o semplicemente non siete soddisfatti del vostro riposo, vi proponiamo oggi l'innovativo test sulla qualità e la quantità del sonno. Siamo aperti dal mattino presto dalle 8 fino alle 20.30 la sera, sempre anche il sabato e la domenica. Farmacia Picciola il vostro centro salute di fiducia, in via Oriani 2 in Barriera Vecchia. Buonasera e naturalmente bentornati a Tisane, Unguenti e Cachè. Buonasera al dottor Massignano Duban. Buonasera a tutti. Allora, oggi mettiamo insieme due o tre cose, nel senso che eh, io personalmente, ma penso anche il dottore, siamo stati molto colpiti da... E da questa disinfestazione che c'è stata sia nel rione di San Giacomo sia in una zona eh, di Grignano a proposito delle, delle zanzare, non so, io non mi ricordo da quando, da quando sono a Trieste, se uno va a Marina Giulia piuttosto che a Grado sa bene che queste cose ci sono, no? ma a Trieste io sinceramente non avevo mai sentito di queste disinfestazioni. Perciò mettiamo insieme questa disinfestazione che c'è stata contro appunto le eh, zanzare. Ehm, che a quanto pare stanno trasmettendo dei virus. La disinfettazione è stata fatta proprio perché ci sono stati dei casi, due casi mi pare se, se, se non ero. Però c'è anche un rapporto interessante del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sostiene che questo cambiamento climatico, perciò anche nella nostra zona, nella zona d'Italia, sta portando a... Ehm, ad avere insomma, dei fenomeni che si trovano diciamo, più nelle zone umide della, della Terra e perciò insomma, più ne, nella parte diciamo, eh, africana, equatoriale. Insomma. Cosa sta succedendo in pratica? E eh, eh qua arriviamo al, all'argomento di oggi. Eh, ehm, le zanzare sostanzialmente, che sono vettori di virus, eh, insomma, adesso non vogliamo esagerare, è chiaro che tutti quanti siamo stati sponti da una zanzara. Nella... Della vita e non per questo, insomma, siamo ancora qua abbastanza sani. Abbastanza. <ride> abbastanza. abbastanza, però insomma, il Centro Europeo per la Prevenzione delle Malattie comincia a lanciare un, un allarme e a dire: mh, diciamo, nelle nostre zone con l'inverno ci dovrebbe essere appunto un'attenuazione di fenomeni di trasmissione e di punture di, di insetti, eccetera, eccetera. E questo insomma, non sta succedendo. Dottore, ce ne parli un po' lei a proposito anche della dengue, che è appunto la ragione per cui sono state fatte queste due disinfestazioni, forse non saranno neanche le ultime. Allora, diciamo che eh, sì, il problema principale è che eh, delle, eh, dei virus che erano propri di zone eh, africane eh, equatoriali, ehm, attraverso e eh, che si diffondevano attraverso le zanzare, Stanno arrivando anche nelle nostre zone. Arrivano come? Arrivano attraverso eh, dei turisti eh, infetti che contraggono la malattia nelle zone eh, più umide, nelle zone sono, endemiche, tardi, sì. diciamo, e poi eh, vengono punti da una zanzara a Trieste, tanto per farla, <ride> la quale si, tra virgolette, infetta, si rende portatrice di questo di questo virus e lo, e, e lo trasmette in giro. Il problema è che lo trasmette non, so, non solo ad altri uomini, lo trasmette anche a, ad animali, gatti, cani, eh, animali domestici, eccetera. Il problema risiede nel fatto che le zanzare sono eh, un vettore di eh, trasmissione di, di virus particolarmente poco controllabile e eh, estremamente... Eh, Ampio, una, eh, in una stagione un, le, le, le zanzare vedono passare 10 generazioni. Mamma mia! Quindi, da, da una prima covata ne nasce un'altra no? e si allarga, il fenomeno si allarga sempre di più, fino ad arrivare a un numero di zanzare eh, impressionante alla fine, fine dell'anno. Su questo si aggancia poi il fattore, eh, diciamo così, climatico. Per cui eh, alla fine della stagione, a novembre, come siamo eh, quasi ormai adesso, eh, le temperature non sono affatto rigide e quindi le zanzare continuano a riprodursi e a replicarsi. Questo facilita e aumenta il periodo di esposizione nostra a possibili sì, punture insomma, di zanzare infette. Non abbiamo mai pensato no, che le sponze una zanzara, se sappiamo un virus... E ultimamente questa cosa, soprattutto con queste zanzare tigre, no, mi pare. Beh allora eh, eh. sì, però effettivamente ehm, cominciano a verific verificarsi dei casi perché se no non ci serve la disinfestazione. Cominciano a verificarsi dei casi. Eh, eh, il classico esempio di zoonosi, dove un, un virus viene eh, trasportato da, da, un, eh, da un animale e trasmesso, trasmesso all'uomo. In questo caso non solo dalle nostre zanzare autoctone che come sappiamo insomma, si svegliano al, eh, al tramonto e, e, e sono attive per lo più di notte, ma anche dalle zanzare tigre per esempio che sono particolarmente attive anche durante il giorno. E, diciamo non è tanto l'infezione in sé ad essere eh, preoccupante, anche se per esempio la, la, la West Night Fever, la febbre del, del Nilo occidentale eh, causa un certo numero anche di, di, di morti. Eh, sì, in Italia ci sono stati 313 casi di infezioni, 50% dei casi europei, solo un decesso, però insomma eh, sì. Bisogna, sì. bisogna pensarci prima. Esattamente, quindi il problema qual è? Trovare il modo di interrompere la, la catena di contagio eh, non appena eh, questa si, si, si rivela. Quindi motivo, eh, questo è il motivo per cui sono state fatte queste disinfestazioni, non tanto per liberarci dalle zanzare con le quali siamo sempre convissuti, ma per liberare la zona da tutte quelle zanzare che potenzialmente potevano aver punto la persona infetta e quindi essersi a loro volta infettate e esser diventate e, e, vettori del, del virus. Solo so a San Giacomo le giravo queste zanzare, non vanno in altri rioni. Ma le zanzare <ride> non è che viaggia molto, cioè restano nella zona, <ride> diciamo... rompono le scatole, ma, di, ma non viaggiano. Ma sì, restano nella zona dove sono, dove sono, dove sono nate. Eh, il problema è che eh, eh, Trieste è una zona, eh, eh, è una città che ha tanto verde mm. e, e quindi nel... Eh, nel verde, tra i giardini privati, tra i balconi, tra le, le, le zone periferiche certo, certo. di orti, per certo. esempio... Allora, sto... tre sono i virus principali no, che Parliamo del dengue. Allora sono tre virus, eh, eh, quindi c'è il dengue e, e, la, e la febbre del occidentale. La febbre è un piossa e poi c'è il cinunguja. <ride> ah, sono tutte e tre delle patologie eh, abbastanza simili come, come sviluppo, che nelle forme più, più lievi eh, si manifestano appunto con febbre, con dolori articolari. Eh, la chikungunya, leggevo, significa quello che cammina storto per via appunto dei dolori articolari, eh, ehm, la, la dengue si chiama febbre rompiosa, quindi sono, eh, hanno questa sintomatologia di, di dolori eh, muscolari articolari, eh, possono dare nausea, possono dare vomito, possono dare anche alterazioni per esempio dei valori epatici, eccetera, però poi in un numero Molto ristretto di casi, ma possono dare delle patologie delle manifestazioni particolarmente più, più eh, fastidiose, in qualche caso anche, anche letali. E queste sono particolarmente la dengue, che ha una forma eh, emorragica, e, e la febbre del Nilo occidentale, che eh, può dare delle manifestazioni di tipo neurologico. Ma a parte sì. questi casi così gravi, scusi se la interrompo, certo. come la distinguiamo da una normale influenzetta? E infatti non è facile, ecco. non è facile. nel caso del eh, turista eh, di San Giacomo il fatto che fosse appena tornato da una zona che è endemica per eh, questo tipo di virus ha immediatamente eh, allertato diciamo, nei confronti di questa malattia, quindi... Specifici esami del sangue e, 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 e quindi si è scoperto che era infetto dal da, da dengue. E, è una cosa che deve entrare sia per noi farmacisti quanto anche per i medici di base, deve entrare un po' in mente, è nu un, un nuovo problema col quale eh, ci dobbiamo confrontare. Quindi quando. Ci parlano di febbre, di dolori articolari e cose di questo genere, suggerire che potenzialmente potrebbe trattarsi anche di questo tipo di eh, problema. Ma perché lei capita, le capita che a banco vengano delle persone che appunto... No, perché, qualsiasi... Non che camminano storte! Perché no, sono che il capirà... primo a camminare storto <ride> che sono, ormai! No, ma nel senso che effettivamente le, le, le condividono dei, delle sintomatologie, cioè, nel senso che tolga sì, per... qualcosa per... Perché molto spesso una, una, anche la febbre è legata all'influenza No, da, può dar eh. dolori muscolari appunto come dolori, la distingo no? okay. dalla cicicuc ci vuole cincunguia cin, cin cin, <ride> <guardi>, cin <ride> eh, bisogna appunto farsi venire in mente che c'è questo problema poi ovviamente eh, cioè, se, se ho due o tre buboni di zanzare e pochi giorni dopo, non so quanto è un tempo di incubazione, 4-10 giorni? 4, da, dai 4 ai 14 4, giorni 4-14 giorni, comincio a avere febbre, eccetera, eccetera, devo mettere insieme le due cose sostanzialmente. Provare eh, almeno, e eh, dopo magari fare gli esami nel caso. Allora, il ragionamento da fare è, è di tipo probabilistico. Certo. No? Sono appena tornato dall'Africa, mi faccio gli esami. Sì, beh, se eh, adesso, dopo questi due casi, a Trieste per eh, un periodo abbastanza lungo non ci saranno altre eh, manifestazioni di, di, no, di, di dengue o, o di uno di questi virus, è, è altamente improbabile no, che la febbre, che il dolore articolare o, o, o il malessere che ho sia legato no, a, a, sì, a diciamo queste che infezioni. Devo avere anche una puntura insomma, sostanzialmente rischio, perché se non no... è che cioè, il problema non è, non devo spaventarmi eh, di fronte alla febbricola, eccetera. il problema è un problema di proprio salute pubblica e di prevenzione, cioè, è, lo, è, 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 è la collettività che deve spaventarsi perché in questo momento il problema eh, non, è, eh, non è elevato, il pericolo non è elevato, va tenuto sotto controllo. Ma noi, come, come triestini okay, okay. No? dobbiamo attivarci per evitare che appunto la zanzara, che è poco controllabile, cominci certo. a. Sì, perché c'è anche una questione. Non, sempre a, a proposito del, del Centro Europeo per la Prevenzione e eh, il Controllo delle Malattie. È una questione anche, per esempio, di zecche che andrebbe analizzata. È una questione anche di pappataci che dovrebbe essere analizzata. Ma, sono più controllabili, ecco da questo punto di, dal punto di vista eh, diciamo di, di, di prevenzione. Le zanzare, eh, giustamente, insomma. La zanzara è, è molto, 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 molto più diffusa. Più eh. è, è molto più difficile da controllare ed è, è, è anche una puntura che, mh, alla quale noi non diamo molto peso. Eh certo. Mentre la zecca ormai siamo abituati che se ci punza la zecca, se ci morde anzi eh la zecca la dobbiamo tirare via prima possibile entro le 24 ore, riferire al medico se appare l'eritema nella zona della puntura, fare una terapia antibiotica eccetera cioè, se vabbè. cominciamo ad andare dal medico di base ogni volta che ne sponzi una zanzara vabbè, se la rovinai, insomma. Cioè, non c'è sanità territoriale no. che tenga, che tenga povera ecco. sanità nostra e... Vabbè, comunque per quanto riguarda invece la cicungunia, dicevamo, dolori muscolari, mal di testa, nausea, affaticamento, eruzioni cutanee, al di là della sponta, diciamo così, certo. no? al di là del, della puntura della zanzara, e stare attenti anche ai bambini, sostanzialmente, insomma, vabbè, è logico, no? Si ci, ci pensa. Del resto cosa possiamo fare? Cioè, ci dobbiamo spruzzare con i vari... Allora, la, la, la cosa... Principale da fare è, sì. è evitare di creare dei posti in cui le zanzare possano replicarsi. Ho capito quindi ah, sì. tutte, tutte le fonti, tutti i luoghi in cui eh, l'acqua ristagna vanno possibilmente eliminati. Questa è una cosa che mh, Però, ci entra difficilmente. Eh, ma, eh, OK, fin ieri esatto. Sì, adesso non è che su, il giorno dopo devo andare a vuotare tutte le. No, devo fare, cioè tempo devo ci fare, devo fare in modo che non ci siano dei, eh, qualcosa che raccolga l'acqua piovana. Faccio un esempio: i vecchi copertoni, eh, quando sono ammonticchiati, buttati là in attesa, sono dei, degli alloggiamenti perfetti per le, per le zanzare perché sono neri, sono di gomma, sono caldi. All'interno l'acqua ristagna, e là le zanzare depongono le uova e, 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 e si trovano come, come in una spa. Insomma. Vabbè, ma diciamo la, la, ho Nei visto una foto di una, di una gentile signora a San Giacomina che copriva le sue piante per evitare che venissero irrogate dai DDT, diciamo così, con tutto il piattino anche sotto, no? Eh. Ecco allora. Ehm... L'acqua stagnante è, è abbastanza inevitabile, dice, dobbiamo stare molto allora, più attenti. Eh, per quanto riguarda i sottovasi, c'è un sistema abbastanza pratico che è quello di metterci dentro un pezzettino di rame. Basta un, sp spelare un, pezzo, un pezzettino di filo elettrico, tirar fuori i fili di rame e metterli nel sottovaso. Approssimando 20 grammi per chilo, è la dose che impedisce alle larve di. di eh, di svilupparsi o e quello è, è un sistema che ci permette di salvare i fiori eh. però tutti i bidoni lasciati no? chi ha un giardino, chi ha un garage lasciati all'aperto eh, le carriole no? anche i semplici sacchi di nylon no? ricopro qualcosa col sacco di nylon il sacco fa una conca là si forma la pozzangheretta d'acqua bastano 4-5 giorni e le larve eh, maturano. Esistono anche però non so delle pastiglie, no? effervescenze. Esistono per che... tutti i posti dove non posso eliminare l'acqua. Mm. Eh, esistono dei prodotti che si comprano in agraria anche eh, abbastanza innocui dal punto di vista dell'ambiente, eccetera, Il, le caditoie delle grondaie, i tombini, eccetera, dove si possono eh, sciogliere questi, questi prodotti. Però se posso proprio dire una cosa anche a livello personale, l'abitudine che abbiamo di lasciare appositamente non so, la vecchia vasca da bagno che si riempia con l'acqua piovana perché poi mi serve per bagnare l'orto, è una cosa che dobbiamo cominciare a dimenticarci perché quella vasca diventa un zanzarodromo <ride> e, e, beh, <ride> e se pazzettità. una di quelle zanzare punge un gatto che a sua volta è stato punto da una zanzara che portava uno di questi virus, eh, eh, diventa, può diventare fonte di, di, di problemi. No? Quindi eh, eh, l'atto più efficace che noi possiamo fare è sicuramente quello di prevenire, okay. eliminando tutte le zone di acqua stagnante, poi ovviamente tutti i prodotti e tutti i sistemi che abbiamo per eh, ripararci dalle punture. Quindi dei abiti coprenti con, con no, preferibilmente si dice di colore chiaro. Vabbè, eh, va vari spray e Sì, eccetera. io, io cioè, immagino che insomma è abbastanza difficile così da introiettare eh. tutta questa questa questione. E stiamo un po' più attenti, io direi che, ecco, se abbiamo una puntura della zanzara e poi dopo 4-10 giorni insomma ci sentiamo eh, appunto con. Eh, Insomma, informiamoci, ci sentiamo diciamo, con appunto mal di testa, mal d'ossa, eccetera, eccetera. Insomma, tentiamo di, di stare più attenti e anche di svuotare questi benedetti, Insomma, se no, eh. metterci, metterci qualche, qualche pillolina. Va bene, dottor Dumano, io la ringrazio. Grazie a lei. Ringrazio tutti, che, tutti voi che ci avete seguito. Appuntamento al prossimo ciclo, che penso sarà intorno a gennaio o febbraio, con altri temi, speriamo, interessanti. Grazie. Buonasera. In collaborazione con Farmacia Picciola, sempre più vicino a te. Farmacia Picciola dal 1799. Amiamo il nostro lavoro e lo svolgiamo con professionalità e serietà. Personalizziamo terapie e trattamenti nel nostro laboratorio. Se vi svegliate stanchi, siete insonni o semplicemente non siete soddisfatti del vostro riposo. Vi proponiamo oggi l'innovativo test sulla qualità e la quantità del sonno. Siamo aperti dal mattino presto dalle 8 fino alle 20.30 la sera. Sempre anche il sabato e la domenica. Farmacia Picciola. Il vostro centro salute di fiducia, in via Oriani 2 in Barriera Vecchia.